Oggi ho fatto questo cavolfiore in friggitrice ad aria ed è veramente veramente buono, così viene tipo delle croccante, potete darlo anche ai bimbi. Mezzo cavolfiore perché era un po' troppo grande, quindi facciamo un cavolfiore piccolino, medio piccolo, va grattugiato così a crudo con una grattugia fori larghi, vedete tutto quanto, e poi dopo lavato e strizzato. È meglio prima grattugiarlo e poi lavarlo, altrimenti poi non lo grattugiate più bene. Lo strizziamo e poi dopo lo asciughiamo bene bene con un panno scottex, aggiungiamo un cucchiaio di parmigiano grattugiato, un uovo di pecorino, della curcuma, paprika dolce, sale, pepe, un paio di cucchiai, due cucchiai di pan grattato e un po' d'olio, qualche puff d'olio, e mescoliamo, diamo una bella mescolata. Poi io nella friggitrice ad aria, se avete i cestelli da utilizzare, cioè nel cestello, se avete i cestellini di carta forno, bene, altrimenti potete mettere anche un foglio di carta forno come ho fatto io, e sopra sistemate il cavolfiore a 170 gradi 15 minuti e senza dover fare nulla durante, cioè lo lasciate 15 minuti ed esce così croccante ed è veramente veramente buono. Ciao!